E benvenuti in questo nuovo video. Io sono Elisa. Io sono Nicola. E insieme siamo Ann on the Road. Come avete letto dal titolo, oggi vogliamo parlarvi di Filmora e dei motivi che ci hanno convinto e sorpreso per certi aspetti a passare appunto a questo software di editing video. Sì, abbiamo iniziato a usarlo soprattutto perché è molto semplice, quindi molto facile da utilizzare, soprattutto per chi non ha mai montato video, e molto completo. Rispetto ad altri software che fanno insomma di montaggio video, ha molte funzionalità già incluse, mentre con altri software queste vanno o comprate o scaricate con dei plugin. Quindi uno dei motivi principali che ci ha portato ad usare e a parlarvene, a portarlo sul nostro canale, è proprio la semplicità di uso di questo software. Ma non solo. Infatti noi utilizziamo il Mac generalmente per fare editing video, ma Filmora è ovviamente compatibile anche con Windows. Ma tornando alla parte Mac, un altro motivo che ci ha convinto a passare appunto a Filmora per il nostro editing è quello legato alla facilità d'uso, ma anche al poco affaticamento del PC. Questo perché noi appunto abbiamo un Mac, diciamo, molto meno performante, che è questo qua davanti a noi, che è un processore i5 con appena 4 GB di RAM, e poverino, quando facciamo l'editing solitamente si riavvia, e a volte, soprattutto quando ho fatto dei confronti tra droni qua sul canale e avevo una timeline un po' impegnativa, a volte ho impiegato anche più di 24 ore solo per montare un video da nemmeno 10 minuti, questo perché si riavviava. Filmora possiamo scaricarlo gratuitamente e possiamo usarlo gratuitamente, oppure a pagamento. La versione gratuita e a pagamento non presenta grandissime differenze, l'unica differenza che ha è la filigrana con il logo di Filmora quando andiamo a esportare il nostro video, mentre per quanto riguarda le funzionalità sono le stesse. Sì, potete anche acquistare, comunque fare la sottoscrizione di un piano, come abbiamo fatto anche noi. Vi lasciamo anche un link in descrizione con il codice sconto. Costa poco più di 7 euro al mese il piano appunto in abbonamento, oppure avete anche un prezzo migliore se fate un abbonamento più lungo, tipo per un anno. Sì, il piano è trimestrale oppure annuale. Quello trimestrale viene 21,99 euro, mentre quello annuale 39,99 euro. Qua sul sito vedo che è in offerta, perché ovviamente a memoria i prezzi non me li ricordo. Comunque potete anche scaricare intanto la versione gratuita, provarla, vedere le funzionalità, capire come vi trovate, e poi acquistare il piano, la sottoscrizione. Bene, passiamo all'altra postazione. Già dalla intro avete potuto vedere alcune delle funzionalità proprio di Filmora. Adesso poi le andremo a vedere nello specifico. Qua abbiamo la nostra interfaccia. Per creare un nuovo progetto, semplicemente file, nuovo progetto. Tendenzialmente, se facciamo un video per YouTube, faremo in 16 noni, quindi in questo caso facciamo 16 noni. Ciò che già c'è all'interno di Filmora, che quindi è molto utile, gli audio, ne sono tanti, 172, in più importa già anche le nostre musiche di iTunes, quindi altre musiche che qua troviamo su iTunes, comunque che abbiamo già scaricato per editare video. Poi abbiamo i titoli, dopo andremo a vedere nello specifico, quindi abbiamo vari titoli, vari effetti, transizioni, e una cosa molto carina che poi andremo a vedere, che avete già visto nell'anteprima, è lo schermo diviso, quindi possiamo già mettere 3, 4, 5, addirittura 6 video contemporaneamente. Una delle funzionalità che vi vogliamo far vedere e che ci è piaciuta molto è il tracciamento intuitivo, il motion tracking. Adesso vi facciamo vedere come si fa. Clicchiamo due volte sulla nostra clip e andiamo a flaggare monitoraggio di movimento. Dopodiché inseriamo il nostro rettangolino sull'oggetto oppure la persona, il soggetto che vogliamo seguire. Questo si può ingrandire, rimpicciolire, restringere come vogliamo. Ok? Una volta che abbiamo definito il soggetto, clicchiamo su Inizia monitoraggio e ci farà questo monitoraggio molto rapido. Dopodiché clicchiamo su OK e poi andiamo a vedere la nostra clip. Magari mettiamo schermo grande così vediamo meglio come il soggetto rimane sempre
al centro. Un'altra funzione molto, molto utile, molto carina, se vogliamo ad esempio mettere un titolo oppure un tag sul nostro soggetto, prendiamo uno dei titoli, ad esempio prendiamo questo, lo inseriamo sulla nostra timeline. Per modificarlo clicchiamo due volte sulla clip, quindi ad esempio andiamo a inserire test, o anzi questa parte la togliamo, test, facciamo così, sopra test, test, molto fantasioso, lo possiamo restringere, mettiamo preciso, così, piccolino, qua, riclicchiamo sulla clip, sempre sul monitoraggio, qua c'è scritto nessuno, ok, clicchiamo su ok e quindi adesso ci sarà il monitoraggio anche sul nostro titolo, sul nostro tag. L'altra funzione invece che troviamo qua su schermo diviso è questa qua, intanto vi faccio vedere l'anteprima, cioè noi possiamo vedere tre scene contemporaneamente. Oppure anche la stessa scena messa tre volte. Vediamo come si fa. Schermo diviso. Prendiamo, ad esempio, non so, mettiamo questi qua. Ok. E qua andiamo a mettere il nostro video. Possiamo zoomare o meno. Oppure riposizionare la nostra clip. Oppure possiamo andare ad apportare delle modifiche a questo video. Possiamo decidere di farle partire in momenti diversi oppure contemporaneamente. Clicchiamo su ok, così le nostre modifiche vengono salvate e qua sull'anteprima possiamo vedere come è venuto. Ora invece andiamo a vedere gli ultimi due aspetti che riguardano la parte di color correction o dilute. Sono aspetti molto importanti che spesso ci chiedete e che secondo me danno un taglio completamente diverso ai nostri video, soprattutto quelli con il drone, dove io sono abituato ad esempio a fare delle riprese con il profilo piatto, sempre fatte così e le preferisco così, e vi consiglio di fare altrettanto e poi di andare ad applicare dei LUT che spesso, ad esempio nel caso di Autel Robotics, vengono forniti direttamente dalla casa produttrice, quindi da Autel, e a quel punto ci ritroviamo delle riprese piatte dove applicando un LUT abbiamo il massimo della qualità dei nostri video. Ora, prima di passare alla parte dei LUT, come vi dicevo poco fa, che ve lo lascio alla fine, voglio parlarvi sempre dell'aspetto di match dei colori tra più riprese. È un aspetto molto importante perché ad esempio quando noi siamo in viaggio di solito facciamo riprese con la mia macchinetta, con la GoPro, che poi ora è sul drone FPV, ora sostituita invece dalla mia Insta360 One X2, e poi ci sono la parte appunto dei droni tradizionali, e ognuno ovviamente ha il proprio profilo colore. Con questa funzione qua fantastica davvero di Filmora potremo invece fare il match dei colori tra più clip e quindi avere lo stesso color grading su tutta la nostra, su tutto il nostro progetto. È un aspetto davvero molto interessante. Ora ve lo faccio vedere qua su due clip che non hanno niente a che fare, perché parliamo della spiaggia di Lanzarote in pieno giorno e della spiaggia di Formentera, anzi le saline di Formentera all'alba, e vi faccio vedere che cosa succede. Praticamente noi ci posizioniamo sulla clip della spiaggia di Papagaio o Papagaio, e andiamo a cliccare qua sulla tavolozza e facciamo corrispondenza colore. Su corrispondenza colore andiamo a mettere il flag su appunto corrispondenza colore e clicchiamo su visualizzazione comparativa. Dopodiché qua sulla destra ci chiede di selezionare una cornice a cui abbinare, quindi in sostanza andremo a fare l'abbinamento che vi dicevo con la clip di nostro gradimento. Quindi io voglio abbinare i colori che ho all'alba a Formentera sulla Playa de Papagaio, e andiamo a vedere quindi che cosa succede. Io scorro qua con la freccettina fino a quando non trovo la mia clip. No, questo è il culo d'Elisa. No, questo è Papagaio. Ecco qua, queste sono le saline di Formentera. A questo punto faccio abbina
E lui fa tutte le sue mega elaborazioni. E ecco qua che ci ritroviamo direttamente Playa de Papagayo con un flow dell'alba. Quindi ha fatto il match tra le due. Tra l'altro, Playa de Papagayo all'alba non la potete vedere perché è chiusa, ci sono le guardie e il cancello. E grazie a Filmora avete Playa de Papagayo all'alba. E questa, diciamo, è una funzione, adesso al di là delle battute, utile soprattutto secondo me per fare il match tra più riprese fatte con diverse tipologie di macchinette. Ultimo aspetto che andiamo a vedere è quello che riguarda appunto la parte di color correction e di LUT. Ora ho preso qua, come vi dicevo poco fa, e soprattutto mi ricollego alla parte di Autel Robotics perché ho il LUT ufficiale appunto dell'Evo 2 Pro. Quindi ho messo qua la registrazione fatta a Venezia durante, poco prima insomma, dello schianto dello Skydio 2, però fatto con Evo 2 Pro e infatti si vede giù in lontananza anche Piazza San Marco. E questa ripresa qui è stata fatta piatta, quindi con il profilo piatto dell'Evo 2 Pro. A questo punto andiamo a cliccare appunto sulla clip e come è successo prima, durante il match delle due clip, vado a cliccare sulla tavolozza, ma anziché andare su corrispondenza di colore, clicco su correzione del colore. Andando su correzione del colore mi ritrovo tutti i LUT che già Filmora mi mette a disposizione, ma in questo caso, come vi dicevo, avendo il LUT ufficiale di Autel, lo vado a caricare, clicco su LUT 3D e posso andare a fare carica LUT. Vado a caricare il LUT di Autel, che poi viene aggiunto appunto a tutta l'altra lista di LUT che mi offre Filmora. Clicco su OK e ovviamente ancora non lo vediamo perché ora lo ha caricato tra i vari LUT. Quindi torno a fare correzione del colore, torno su LUT 3D e se scorriamo fino in fondo, ecco qua il LUT di Evo 2 con già la color perfetta, davvero perfetta. Semplicemente con un click vado ad applicare il LUT ufficiale di Autel alle mie riprese su Venezia. Andiamole a vedere. Davvero uno spettacolo perché non riuscirete sicuramente a fare di meglio, soprattutto se avete un LUT ufficiale appunto anche per la vostra macchinetta. La nostra di macchinetta invece non ce l'ha e quindi dobbiamo andarla a fare noi la color e in questo caso appunto sempre nello stesso menu di correzione del colore possiamo anche andare qua sulla scheda regola a fare tutte le personalizzazioni del caso, quindi possiamo cliccare sul bilanciamento del bianco per fare il bilanciamento che preferiamo, oppure possiamo andare appunto alla voce di colore e andare a sistemare l'esposizione, la luminosità, i soliti parametri per ottimizzare le nostre riprese. Un'altra funzione che andremo a vedere è la regolazione automatica delle tracce audio, cioè le tracce audio si regolano automaticamente su quelle clip in cui noi stiamo parlando. Adesso vediamo come si fa. Abbiamo messo la clip di Nicola che sta spiegando. Quindi andiamo sulla nostra clip, clicchiamo due volte, il solito clic per andare a modificare le impostazioni della clip. E clicchiamo su Ducking, abbassa il volume delle altre clip. Lo freghiamo, possiamo scegliere se debole, medio o forte, e vediamo qua che sta abbassando solo l'audio, la musica, il sottofondo, la traccia, sulla clip dove Nicola sta parlando. Quindi andiamo a sentire. Prima era così, medio. Quindi sentiamo com'era prima che cambiassi le impostazioni. Eccoci arrivati a Puerto del Carmen dove abbiamo prenotato. È già comunque abbastanza bassa. Ora la mettiamo più forte.
Eccoci arrivati a Puerto del Carmen, dove abbiamo E qui prenotato il non la nostro sentiamo più hotel. per niente perché comunque l'ho abbassata totalmente. Se vogliamo una musica di sottofondo, la teniamo leggermente più alta, così possiamo sentirla in sottofondo mentre Nicola parla. Un'altra piccola chicca molto utile di questo filmora e che tornerà molto utile se come noi fate dei vlog di viaggio soprattutto, sono le funzioni che troviamo qua. Alla voce media troviamo anche sopra le nostre clip la scritta registra. È una funzione molto utile perché di solito noi nei nostri video mettiamo delle voci fuori campo oppure a volte andiamo a fare la registrazione a schermo se dobbiamo farvi vedere qualcosa, ma andavamo sempre ad utilizzare un software esterno. In questo caso invece Filmora ci mette a disposizione la possibilità di fare una registrazione verso di noi, quindi da webcam, oppure di andare a registrare la voce fuori campo oppure lo schermo del PC. Direte, vabbè, ma non è niente di particolare. Invece non è così, soprattutto per quello che riguarda la registrazione della voce fuori campo, perché noi spesso, quando andavamo a fare la registrazione del fuori campo, magari buttavamo giù un testo e poi l'andavamo ad applicare alle nostre clip che avevamo però nella nostra timeline del progetto di editing. In questo caso, invece, viene tutto gestito qui e la cosa importante è che riusciamo a capire bene i tempi della voce fuori campo con la clip che abbiamo sopra, perché spesso invece ci succedeva di registrare una voce fuori campo da 1 minuto e avevamo magari una clip da 40 secondi e quindi andavamo a perdere poi dei contenuti. Ora ve lo faccio anche vedere. Quindi noi siamo sempre qua sul nostro progetto, rimetto sempre Venezia per dire. Ok, clicco su registra voce fuori campo, premo REC, parte il countdown e a questo punto io posso applicare la mia voce fuori campo mentre sto vedendo le immagini che scorrono del drone su Venezia e nel frattempo vedo anche quanto spazio occupa sulla timeline la voce fuori campo che io sto dicendo. Quindi, cioè, è davvero una figata questa opzione qua. Perché mi rendo conto esattamente di cosa sto facendo e di quanto tempo ancora ho. Il tempo qua sta per finire, clicco quindi stop e poi vado a premere ok. E lui in automatico ha già applicato la mia voce a tutto il progetto selezionato di mio interesse. Andiamolo a vedere, a sentire. E a questo punto io posso applicare la mia voce Tanta fuori roba! campo mentre sto vedendo le. Ovviamente in questo caso dovremmo poi andare a riapplicare la funzione che vi ha fatto vedere già Elisa all'inizio, dove quando c'è una voce, un parlato, la musica poi viene abbassata. Comunque, queste sono le funzioni che più di tutte ci hanno colpito, sorpreso. Eccoci tornati al punto di partenza, dopo avervi spiegato e fatto vedere tutte le funzionalità che più ci hanno colpito e più ci piacciono di Filmora. È stato un pochino lungo, forse il video. Sì, ma tanto ora tocca a me andare a selezionare tutte le milioni di clip che Elisa ha registrato, ovviamente. Comunque vi ricordiamo che se il video vi è piaciuto, intanto se ci lasciate un like comunque male non fa. In alternativa aggiungetevi al nostro gruppo di Telegram se il video non vi è piaciuto, così potete pure insultarci magari. Però se anche voi siete alla ricerca di un software semplice per l'editing video, anche per i vostri filmati dei droni ad esempio, noi vi consigliamo Filmora, che potete appunto anche provare gratuitamente con il link in descrizione. In Oppure alternativa c'è il codice sconto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like per sostenerci, seguite il canale e magari condividete. Bye! un saluto dall'Umbria, è ora di cena. Ciao ragazzi. Andiamo!